Allora, intanto grazie per essere qua, grazie a Giorgio Scianca e a tutte le persone che hanno collaborato a far accadere questo incontro. Io sono Simona Lodi, direttore di Share Festival, che è in corso in questi giorni al Museo di Scienze Naturali. Faccio anche un piccolo spot pubblicitario. Oggi pomeriggio ci saranno altre conferenze. Questa mattina invece abbiamo deciso di uscire dal museo, come anche nel tema del nostro festival, che quest'anno si chiama Open Your City, quindi anche apertura in senso di luogo dove accadono delle cose. E un bel giorno, mentre stavamo pensando così, avevamo un po' chiacchierato con Giorgio di queste tematiche, che oramai è diventato veramente un pilastro di Share Festival, abbiamo ricevuto questa lettera che adesso vi leggo. Caro Share Festival, quest'anno vorrei tanto parlarti del verde privato e della sua condivisione. Vorrei parlare di bosco in città e non di giardini o di orti. Vorrei parlare di verde scuro e non di verde chiaro. Vorrei dirti del mio desiderio di parlare con le mie piante, anche a distanza, telefonargli, collegarmi con il loro link, chiedere come stanno e se hanno bisogno di qualcosa. Vorrei poter sussurrare alle foglie, vorrei portarli a vedere una casa nel bosco che puoi trovare solo a Torino e che Milano, Parigi, Londra, Barcellona si sognano. Vorrei farti parlare con l'architetto Luciano Pia, che l'ha pensata e progettata. Vorrei farti parlare con qualcuno che già la abita e magari con qualcuno che le abita di fronte. Vorrei parlarti del boschetto di via Carlo Alberto e di come la metropolitana non serva i parchi cittadini. Vorrei anche parlare con molte persone che ci hanno provato e ci provano a portare il bosco nella vita di tutti i giorni. E vorrei ricordarti la partecipanza, che è un concetto che ci spiegherai, che ci ha incuriosito molto, che poi non è nient'altro che l'antico nome tutto italiano di sharing. Ed è vero. Appuntamento è qui via Caprera e da questo punto io lascio la parola a Giorgio Scianca, ma prima leggo due righe sulla sua biografia, perché è giusto. Ecco. Giorgio Scianca si definisce un IJ, che vuol dire un architecture joker, cioè dal 1988 fa ballare sull'architettura tutti coloro che incontra. Cura ArchiWorld TV, scrive rubrica su cinema e architettura, collabora con il Film Festival di Architettura Internazionali e conosce, questa è una cosa veramente bella, i 1200 film in cui il protagonista è un finto architetto. Ecco. Grazie. Grazie a te. Buon dia a tutti. La lettera è esattamente quello che ho pensato che fosse Babbo Natale, lo Share Festival, e quindi ho scritto in quel senso. Perché? Perché mi sono innamorato di questa casa. Avevo e adesso vorrei avere accanto a me l'architetto Luciano Pia. Vieni. È stato un amore tardivo, nel senso che avevo visto la grande campagna pubblicitaria che c'era stata quando si è partiti, ero assolutamente diffidente, non mi piacevano i rendering, non ne capivo, finché un giorno sono capitato in questa via, vicino alla sede della stampa, e ho visto questo cantiere. E immediatamente è scattato questo amore che ho voluto condividere con le persone che ci seguono su ArchiWorld TV e che ho conosciuto in questi anni. Ecco perché è stata la lettera a questo significato. Dunque, il concetto è esattamente quello che dicevo nelle parole scritte. Questa città ha nel corso intorno al 2007, 2008, 2009 aveva uno scopo che era molto indirizzato verso il verde. Le iniziative erano numerosissime e si, in quello spirito, in quel momento, l'architetto ha pensato a questo intervento.
l'architetto, con la società di costruzioni che poi ha realizzato questo manufatto. Era un rischio, perché potete ben pensare che questo esula da qualsiasi concetto di casa come noi la intendiamo, ma soprattutto su un passaggio è stato fondamentale. Voi avete visto le facciate, sapete i regolamenti edilizi di Torino, quindi dell'allineamento delle facciate. Non era mai stata fatta un allineamento che non fosse solido, che non fosse acciaio, pietra, vetro, mattone. Attraverso le pratiche svolte dall'architetto e attraverso un lungo iter, credo, adesso lui ce lo racconterà, il verde, si è stabilito che il verde è architettura, cioè la facciata è paragonata nello stesso modo come una parete in acciaio, come una parete in vetro, come una parete in mattoni. Quindi è una, tanto per dirne una, se si vuole modificare, come cambiare la disposizione o allargare una finestra, bisogna chiedere autorizzazione. Non è che uno può potare la pianta come vuole togliere la pianta e mettere un'altra. È un concetto completamente nuovo. Io vi posso assicurare che frequento l'architettura, non solo quella italiana ma quella mondiale. Una cosa come questa in giro per il mondo non ce n'è, e quelli che stanno tentando anche in questo momento, per esempio a Milano, Boeri, di fare delle torri di verde, sono concetti completamente diversi. Possono essere validi, ma sono concetti completamente diversi. Questa, come lui adesso lo invito a spiegarci, prima è venuto il bosco e poi è venuta la casa. Allora, Luciano, ha già detto quasi tutto lui, no, io non ho tanto da aggiungere. No. Sembra che gli abbia fatto la lezione prima. Comunque sì, come diceva Giorgio prima, abbiamo cercato di prendere una parte del bosco, una parte della collina, portarli in questo lotto che ne era privo, piantare gli alberi e costruire la casa dove gli alberi non avevano attecchito, cioè dove c'era lo spazio lasciato libero dal verde. Quindi è come se il verde fosse arrivato prima di tutto quanto. È un po' la casa sugli alberi che i bambini sognano da piccoli e qualcuno riesce a realizzare, perché pensiamo che se si può abitare in uno spazio dove il verde è molto vicino, molto di prossimità, è molto meglio. Cioè tutti noi amiamo di più abitare in campagna piuttosto che abitare in città, perché c'è questo rapporto con la natura molto diretto. Quindi abbiamo cercato di ricostruire questo legame che normalmente in città non c'è, o è molto difficile trovarlo, perché se non sei di fronte a un parco o se non abiti in un piano di terra con un grande giardino, questo rapporto diretto non ce l'hai. E qui abbiamo cercato di ricostruirlo a tutti i livelli, cioè tutti i piani hanno degli alberi, del verde molto vicino, quindi sul proprio terrazzo uno ha degli alberi veri. Ci sono 60 unità immobiliari e 140 alberi distribuiti sui vari terrazzi, quindi ognuno ha mediamente un po' più di due alberi. Quindi un albero a testa, abbiamo cercato di dare un albero a testa, e il nostro standard è diventato quello, la base di partenza. Naturalmente una casa del genere ha c'è il verde, ma poi tutti i particolari architettonici sono andati dietro a questo concetto del bosco. I pilastri, questo acciaio corten, il legno che ricopre le strutture, quindi, e anche in qualche modo, mi dicevi, per quello che riguarda la conformazione degli alloggi, cioè in qualche modo una libertà, sì, da parte. Dentro le unità immobiliari intanto sono tutte diverse, perché come il verde è sempre diverso, anche le unità immobiliari sono tutte diverse, ma anche noi siamo tutti diversi, quindi ognuno può scegliere l'unità che più gli si addice. E dentro abbiamo cercato di lasciare la massima libertà, quindi abbiamo fatto delle piastre senza pilastri intermedi, in modo che ognuno potesse poi organizzare lo spazio interno a proprio piacere, secondo le proprie necessità. E questo ha dato una buona flessibilità e rende lo spazio anche sempre diverso e sempre molto più articolato.
Hai parlato di 60 alloggi, quanti in questo momento sono già occupati? Adesso ce ne sono una ventina, qui ci sono anche delle persone che ci abitano, ad esempio questo signore che c'è qui, se vogliamo gli chiediamo come si sta, perché al di là di cosa pensiamo noi che l'abbiamo fatto, poi bisogna vedere se chi ci abita e chi ci è andato dentro è contento e soddisfatto, perché noi costruiamo non solo per noi, ma costruiamo per gli altri che ci vanno ad abitare, cioè questa casa è fatta per chi ci abita, non per noi che l'abbiamo costruita. Questa sarà una delle ultime occasioni poi di poter organizzare una cosa del genere, perché poi è un edificio privato, in qualche modo poi si chiuderà, però ho visto che ci sono delle vetrate, c'è un modo un po' per, al di là delle facciate che vengono condivise, anche un po' vedere questa... Abbiamo cercato il piano terra comunque di renderlo permeabile in modo che questo verde interno sia in qualche modo partecipato anche dalla città, perché un edificio privato è privato fino a un certo punto, perché lo spazio pubblico gode dello spazio privato, cioè la facciata è uno spazio pubblico, non è uno spazio privato, anche se è di proprietà privata. Quindi la città è fatta di una somma di spazi privati e di interventi privati. E abbiamo cercato di rendere permeabile sia il piano terra sia il verde della facciata, perché il verde della facciata poi in fondo è condiviso da tutti quanti, perché quando passi nella strada vedi quello che è lo spazio privato. Questo passaggio, e vorrei chiamare Roberto Tricarico, non vedo, che è lì, eccolo lì. Questo, come dicevo nell'introduzione, è il frutto di una stagione a Torino, una stagione che ha ancora una lunga scia, cioè voglio dire questo concetto del verde che entra nella nostra vita. Torino mi sembra che sia stata una delle prime città d'Italia a ragionare in questi termini. Stavo pensando, quando dicevi il bosco, questo bosco, quanti edifici abbiamo visti fatti per le macchine, no? I famosi per le macchine costruiamo, ma non avevamo ancora mai costruito una cosa per un bosco, una casa per un bosco. Ma innanzitutto complimenti, perché è veramente molto bella, e poi soprattutto finalmente ho capito quando l'architetto Botta, ti ricordi, l'avevamo ricevuto insieme, spiegava che l'architettura non è che la trasformazione della natura in cultura, e qui c'è la trasformazione completa della natura in cultura, e io ho finalmente capito, perché poi per lungo tempo mi sono interrogato. È una casa nel bosco in una città verde. La città di Torino, come sapete, è una delle città più verdi d'Italia, ha quasi 20 milioni di metri quadri di verde, ha 100.000 alberi su viali, ha altri 60.000 alberi sparsi nei giardini, e il fatto di aver pensato a una casa che ospita il quartiere, non che si fa ospitare dal quartiere, averla pensata come spazio pubblico e averla immaginata non soltanto ad uso degli abitanti, ma come elemento urbano della città, è un'idea molto molto interessante. C'è stata una stagione di trasformazione dove altri architetti si sono interrogati sulla possibilità di dialogare con la città, di entrare attraverso il verde nella città. Io in particolare ho seguito la trasformazione del giardino di Piazza d'Armi, e lì con l'architetto Isozaki, con l'architetto Maggiora, avevamo dialogato, e se voi avete presente quello che oggi annuncia il palazzetto del ghiaccio, e se voi avete presente l'annuncio dello stadio, lì vedete che si è cercato di immaginare la città attraverso il giardino. Quindi abbiamo questi viali che ricordano i portici, no? La grande piazza che separa il giardino dallo stadio ricorda Piazza Vittorio, la striscia d'acqua, il Po, quest'idea del verde che si armonizza con la città. E quando Giorgio mi ha chiesto di essere qui questa mattina, io ho pensato ai tentativi che avevamo fatto e che secondo me dobbiamo ancora migliorare, proprio di dare un'impronta verde alla città, un'impronta green. Come sapete,
c'è il dibattito, e tu forse Giorgio su questo puoi intervenire, se è meglio una città green o una città smart, no? Ma una città intelligente è una città che punta, che punta sul verde. E quindi io attualmente sono impegnato in consiglio comunale, non sono più assessore al verde, ma quando in quei due mandati con la giunta Chiamparino ci siamo interrogati sul verde privato, l'abbiamo fatto dandogli medesima dignità del verde pubblico. E ora purtroppo le amministrazioni si esprimono attraverso regolamenti e delibere, abbiamo anche un regolamento per il verde privato che si aggiunge al regolamento del verde pubblico. E so che è antipatico chiudere con provvedimenti amministrativi, però noi ci pronunciamo attraverso gli atti. Sì, io mi chiedo se un giorno verrà il giorno in cui le regole obbligheranno in qualche modo, in percentuale, di costruire in questo modo nelle nuove aree, cioè crescere anche delle case bosco. Tra l'altro, immaginate uno dei vari ragionamenti che si è fatto, e adesso andrete a vedere salendo questa scala, a ogni piano ci sono gli alloggi aperti, vi prego di vedere quali sono le viste, quali sono gli spazi condivisi, questo concetto dello share, perché i balconi, la privacy qui ha anche un concetto non restrittivo, ecco, da questo punto di vista. Per esempio, nel nord Europa tantissimi alberghi sono degli alberghi diffusi, moltissimi di questi sono le case nei boschi, cioè uno passa la notte a 20 metri d'altezza attaccato dentro questi boschi. Ecco, questo anche in Italia, anche in Italia incomincia a essercene qualcuno. Perché questo non potrebbe essere un albergo da 5 stelle, 6 stelle? Ecco, perché uno forse farebbe più piacere passare una notte o un certo periodo in una casa come questa che non magari con gli stucchi e gli ori. Ecco, questa era una piccola conclusione. Torino continua anche con altre iniziative. Conosco una fondazione che sta per nascere e che per ogni bimbo nato donerà una pianta. Ci sono altre iniziative, qui avete visto scorrere le immagini della rivoluzione vegetale, un altro movimento che è nato in quegli anni caldi, quegli anni verdi di 3 o 4 anni fa. Ci sarà questo documentario di Luca Pastore che dovrebbe uscire a breve nelle sale. Concludo dicendo che il mio desiderio è quello, così come siete voi oggi qui, di portare questa casa in giro per il mondo, portare questo bosco in giro per il mondo. Ci sono delle occasioni che sono i film festival di architettura, quindi per me questa è un'architettura. Spero di poter realizzare in maniera multimediale delle riprese, in qualche modo loro lo stanno già facendo e vi seguiranno in questa visita. Ultimo pensiero per chiudere, il bosco è il luogo condiviso, non è il verde, come dicevo, non è il verde chiaro, non è il giardino, è un concetto più complesso, ma molto vicino ai piemontesi. Così come il bosco si condivide. C'è un'esperienza che si chiama la partecipanza, che non è nient'altro che la parola share, che ci fa capire che anche creare dei nuovi boschi, in qualche modo in partecipanza con chi li abita, rappresentano una continuità nella storia. C'è Alessandra Comazzi, che la invito. Eccoci qui. Che ci racconta brevemente quello che è il bosco della partecipanza di Trino, Vercellese.
effettivamente, buongiorno, siccome in Piemonte inventiamo sempre tutto, abbiamo inventato anche la condivisione, lo share, come si dice adesso, la condivisione del verde. Il Bosco della Partecipanza di Trino, anzi la Partecipanza del Bosco delle Sorti di Trino, nacque intorno al 1200 e fu una donazione di un marchese del Monferrato che fu aiutato dal comune e dai trinesi, allora era già comune questa cittadina in provincia di Vercelli, per una delle tante battaglie che si sostenevano allora, donò ai cittadini questo bosco, donò un intero bosco e la città di Trino si diede delle regole per le quali ogni anno il bosco veniva ridiviso e quindi condiviso dagli aventi diritto, e gli aventi diritto erano i cittadini di Trino che avevano partecipato alla battaglia, eccetera. Questa istituzione, questo antico istituto legislativo di condivisione medievale si è prolungato fino ad oggi e ancora ad oggi il bosco del Trino, che comunque si allarga sempre più perché cercano nuove acquisizioni, soci partecipanti, ogni anno comunque viene ridiviso tra tutti i soci. Una volta era fondamentale per fare legna, adesso ovviamente molto meno, però è ancora possibile. Ma la cosa davvero interessante, a mio modo di vedere, è proprio questa condivisione del verde che evidentemente nace, ci portiamo dentro, insomma. Non dimentichiamo il signore che ci abita, mi sì. Permetto di suggerire. Ah, ecco, prego. Io vorrei dire due parole su questo, abito davanti. Ah, ecco, benissimo, prego, prego. Prego, venite, venga, venga. Buongiorno. Era uno dei desideri della lettera, prego. Sì, è quello di coinvolgere anche. Esatto, ma perché è la condivisione, quindi vogliamo condividere le prime impressioni, quindi è qualche mese che... Allora, siamo stati i primi abitanti. Veramente i primi, forse siamo arrivati anche prima che sia finito e abbiamo visto le ultime trasformazioni dell'immobile. Ci è piaciuto molto quando abbiamo deciso di comprare, perché era un'architettura innovativa e c'era anche questa apertura sul verde, che per cittadini come noi era portare un po' la campagna in città. Era quella la cosa che ci... Voi da dove venivate? Siamo francesi. Francesi? Sì, siamo francesi, arriviamo da Parigi, siamo a Torino adesso da 6 anni e 2 anni fa, come ci piacevamo qua, abbiamo deciso di comprare una casa, ecco, è così che è venuta l'idea. E dunque, forse un po' presto per dare un'impressione molto, direi, molto completa, però ci piace sempre di più, perché ci sono quelle terrazze molto grandi che sono circondate di verde. Quando si affaccia su questo giardino ci sono alberi dappertutto, nelle facciate, nel giardino, e dunque siamo certi di piacersi molto. Ecco. È stato molto bene, grazie. E per chi ci abita di fronte, allora, cosa mi sembra banale a questo punto fare i complimenti sull'edificio. Noi viviamo nel punto più svantaggioso per vedere questo edificio, al piano primo di una casa di fronte, dove in mezzo abbiamo questa Fiat che è stata ristrutturata bene, però un coronamento che non funziona molto e per cui ci siamo già battuti come condominio. Io personalmente mi occupo di architettura del verde, di arte dei giardini dal 1970, quando laurearsi in facoltà di architettura era assolutamente controcorrente. Ho tenuto un corso di arte dei giardini che è stato spazzato via dagli ordinamenti, ho sempre conquistato gli allievi con l'architettura verticale del giardino, quindi io vado proprio a nozze su questo tema qua, però mi sono occupata di una cosa che ha incuriosito molto il mondo dell'architettura, che è questo: come viene vissuto il primo piano in rapporto al verde, come viene vissuto il coronamento dell'edificio. Allora, se voi notate, ho fatto anche una piccola pubblicazione, me l'hanno pubblicato, diciamo così, il piano primo è sempre quello che contiene, ospita gli appassionati del verde. Io credo che sia un problema che gli manca il bosco.
per dirla in questi termini, cioè sei molto più vicino alla strada e quindi hai un problema di mascherarti, no? Qui mi sembra che il problema non sussista. Il problema del coronamento invece è un problema che davvero ti fa respirare, ti fa sognare in qualsiasi contesto. Quindi io ai miei allievi insegno appunto a lavorare molto, molto, molto bene sia nella fascia bassa sia nella fascia alta. Noi abitiamo proprio lì davanti, siamo una famiglia di ingegneri e architetti, abbiamo sognato, no, su questa architettura forse più di tutti gli altri, perché diciamo mamma mia, speriamo che venga bene. Ci ha tolto un pezzo di collina, però ci ha messo un pezzo di bosco, quindi insomma va abbastanza bene. Saremmo molto contenti se ci fosse un coronamento un pochino più verde, ecco, ma questo senza togliere il coronamento verde è gestito dai privati, quindi ma metta qualche norma, perché lì veramente è un bene fruibile da tutti. No, è che voi vedete gli unici due unità immobiliari che non sono ancora abitate e che non hanno ancora può darsi, però secondo perché me ad esempio quella più in là di cui c'è il signore che abita all'ultimo piano adesso magari sì, ma non ne voglio fare una questione personale. Lui ha il tetto verde bellissimo. No, voglio solo però dire che all'ultimo piano, adesso andremo a vederlo, c'è un tetto verde dove c'è la possibilità anche di un orto, non so. Dai 60 centimetri a un metro di terra. Sì, però il concetto di coronamento dell'edificio esula, no, da questa cosa, quindi tutta questa attenzione alla normativa, al parco, al bosco, al bene pubblico, che seppure privato mi va tutto benissimo, io calcherei un po' la mano sul coronamento, con che lei faccia i complimenti comunque. Grazie. Allora, signori, come dei... una delle ipotesi di ripresa poi di questi spazi